collaboratore che evidentemente, insomma, non lo so, insomma. Beh, come aveva detto Marra, no? In un'intervista proprio qui da noi Ho un avuto paio di anche io settimane questa fa. sensazione, cioè io penso, credo moltissimo nella buona fede di Straguzzi da questo punto di vista, perché bene o male i giocatori li ha portati, poi se, non credo che lui possa essere, diciamo, a conoscenza di, cioè possa conoscere personalmente, ecco, Maniscalchi, Topo, Bruno, e, Bruno adesso l'abbiamo Ah sì, conosciuto tutti. Bruno qualcosina insomma ha dato Dico, ma voglio onestamente. dire, non penso che li conosca lui personalmente, qualcuno glieli ha consigliati, ecco. Le necessità a centrocampo sono incontestabili, l'abbiamo detto tante volte, lo ha fatto capire anche Lucarelli che ci aveva parlato proprio nella trasmissione di martedì, nella quale è stato ospite, della necessità di più fisicità lì in mezzo, parlava di un calciatore con oltre 200 presenze in Serie B che provava a convincere con tutte le difficoltà del caso, visto che insomma, la reputazione di cui gode il Messina come società in giro per l'Italia in questo momento per le note vicissitudini non è eccezionale. E proprio il giorno dopo, forse non casualmente, su uno dei quotidiani online specializzati sul mercato, sul calciomercato, è uscita la notizia dell'interesse del Messina per Salif Diandat, classe 87, Messina che lo contenderebbe al Mantova, è un esterno di centrocampo però con caratteristiche che consentono anche altre soluzioni abbastanza versatile, vedremo. Certo questa settimana è passata senza nessuna novità rilevante e questo amplifica i problemi di cui parlava Reno, vale a dire puntare su uomini come Mancini e Musacci insieme, per carità, fortissimi dal punto di vista tecnico e dell'intelligenza tattica, ma poco dinamici, a volte diventa una necessità più che una scelta. Mi pare volessi dire questo, Leno, Eh sì, assolutamente. no? E il punto è che bisogna fare nozze con i fichi secchi e non si può fare altro. Un'occhiata all'arbitro dell'incontro, l'arbitro dell'incontro sarà Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, alla seconda stagione in Lega Pro, non vanta precedenti né con il Taranto né con il Messina, sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Pescara, Tommaso Ruggeri e Andrea Micaroni. Questo è il cartellone completo del direttore di gara dell'undicesimo turno, Catania Paganese Chindemi di Viterbo, Casertana Fondi Carella di Bari, Vive Stabia Cosenza Fornò di Roma 1, Matera Acragas Massimi di Termoli, Melfi Virtus Francavilla Bertani di Pisa, Monopoli Catanzaro, Zingarelli di Siena, Siracusa Fidrissandria, Meraviglia di Pistoia, Taranto Messina, come detto Mantelli di Brescia, Vimolese Regina, Strippoli di Bari. Adesso invece uno sguardo ai precedenti, sono tanti, Taranto Messina è una classica del calcio meridionale, oltre 60, quasi 70 anni di storia, due volte il Messina ha vinto allo Iacovone, gli ultimi precedenti non sono per la verità positivissimi, adesso li andiamo a vedere. Ma volevo approfittare della tua presenza, Reno, per ricordare qualche tua esperienza a Taranto, perché insomma da inviato ci sei stato spesso allo Iacovone, uno stadio glorioso, ecco, che possiamo per certi versi paragonare al Celeste, no? Per la sua storia e per le gesta di cui è stato teatro. Sì, assolutamente sì. Intanto Taranto è una città che conosco molto bene perché negli anni 80 ci ho vissuto per 5 mesi e devo dire la verità, è una città molto più piccola di Messina, voglio dire, un 100.000 abitanti in meno, però è una città molto viva, molto vivace, con un'economia molto in movimento e se noi andiamo a guardare, per esempio, l'emittenza privata Eccomelo. tarantina e la mettiamo a, diciamo, a confronto con quella messinese, noi sembriamo Un paese. un paese del terzo mondo però, rispetto a loro, perché hanno strutture, mezzi tecnici importantissimi, e televisioni e radio, tutte molto agguerrite, che fanno tantissima informazione. Quasi sembra un'area da città metropolitana nel vero Del senso nord della magari, parola. Sì, infatti.
E poi voglio dire lo stadio di Jacopone è come il nostro Celeste, da questo punto di vista sì, con una curva molto importante, con un tifo organizzato di quelli seri. Insomma, da questo punto di vista, dal punto di vista ambientale, non troveremo un'accoglienza particolarmente. C'è una partita giocata al Messina a Taranto che ti ricordi con attenzione? Ne sto parlando un po' più rispetto al solito dei precedenti, perché davvero, lo sottolineavo in un servizio nel corso di questa settimana, è una di quelle gare che ci consentono di riassaporare il sapore di un calcio che non c'è più, da no? Anni 80, sì, da anni 80. Negli anni 80 il Messina col Taranto ha avuto tutta una serie di scontri, e devo dire la verità, le due società abbastanza amiche spesso, ecco, sono ricorse, diciamo, alla divisione della posta amichevole, sì, proprio per evitare di farsi male l'una con l'altra, soprattutto in momenti in cui le classifiche dell'una o dell'altra squadra necessitavano di movimento, diciamo così, no? E allora patti di non belligeranza ce ne sono stati tanti tra Messina e Taranto, ma non sono più quei tempi, attenzione. No, tra l'altro domani, insomma, il Taranto credo voglia vincere, c'è un nuovo allenatore, ne parliamo con il collega proprio dal capoluogo pugliese, Prosperi, molto giovane, classe 79, quindi un poco propenso proprio per carta d'identità a questo tipo di logiche. Per chiudere il capitolo sui precedenti, il primo addirittura negli anni 20, stagione 1929-30, un 2-2, complessivamente il Messina ha conquistato 2 vittorie e 10 pareggi, nelle restanti 8 partite hanno vinto i rossoblù, una di queste è l'ultima sfida vinta per 3-1 dai pugliesi, era il marzo del 1992, vantaggio iniziale di Massimo Ficcadenti, ve lo ricordate, il centrocampista all'interno di centrocampo che in quel periodo militava nel Messina, e poi i Delfini, così si chiamano i giocatori del Taranto, vinsero grazie alle reti di Marino e alla